Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Siete su Cartomantic, io sto per fare un interattivo per capire come ci vede l'altra persona. Restate con me. Ciao a tutti, bentornati su Cartomantic. Bentornati o bentrovati per i nuovi, mi raccomando. Chi fosse appena arrivato stia fino in fondo, così magari se ha voglia si iscrive e restiamo in contatto, insomma, in questo periodo di quarantena, hashtag io resto a casa, io mi ero ripromessa di fare un video al giorno, sto cercando di mantenere la promessa, si pensa che quando si è chiusi in casa di avere più tempo, in realtà non è proprio così, però insomma, meno le cose che ci fanno piacere bisogna farle, a me fa piacere fare i video, quindi cerco sempre di trovare il tempo. Questo interattivo appunto è dedicato un po' a tutti, perché appunto alcuni mi scrivono, ma i single, allora intanto i single, a volte sono single perché aspettano un ritorno e quindi direi che siamo già, ne abbiamo già coperto una fetta. Poi ci sono i singoli invece che non hanno una relazione, non avevano iniziato niente prima di questa clausura. Ebbene, qui per esempio in questo interattivo possiamo trovare uno spunto, nel senso, questo è vedere come ci vede l'altra persona. Se avete in mente almeno una persona, anche se non c'è stato nulla, può darsi che troviate una risposta in una delle tre varianti. Allora, spero, poi comunque ne dedicherò altri a questa categoria nella quale rientro, quindi è anche nel mio interesse. Allora, funziona come al solito, vi lascio qui i tre simboli, sono le solite candeline, arancione, gialla e azzurra. Voi scegliete il simbolo che preferite e a ogni simbolo ovviamente associato una stesa, e spero che la vostra scelta possa ritornare con la vostra situazione. Se non fosse così, ascoltate magari anche le altre e altrimenti ci vediamo la prossima volta. Allora, io adesso vi lascio qui a scegliere, mettete pure in pausa il video, ci rivediamo fra pochissimo. Bene, allora cominciamo con candelina arancione che di solito ci dà delle belle sorprese, ma insomma è successo anche ultimamente invece che fosse la più tranquilla, quindi non diamo etichette se no vi condizionate. Allora vediamo, per candelina arancione avrà pensato a qualcuno, può essere fidanzato, può essere una persona che piace, può essere anche un amico, può essere un parente, è una persona, come ci vede la persona che avete in mente, quindi vedete voi che cosa preferite. Potete anche associare a ogni candelina una persona diversa, questo non l'ho detto in inizio, però magari adesso lo ripeterò per i prossimi simboli. Quindi io do per scontato che ormai sappiate a chi state pensando, anche perché sennò non ha molto senso fare questo interattivo, giusto? Anch'io certe volte dico le cose inutili. Allora, vediamo un po' come vi vede questa persona. Prendiamo un arcano maggiore per il matto. Allora, il matto vi vede come una persona decisamente imprevedibile, ma carica di energia, anche se la persona carica di energia che magari a volte è un po' impulsiva, perché l'energia del matto è un'energia che spinge verso non si sa bene che cosa. È qualcuno che parte all'avventura ma non sa dove deve andare. Carico di energia perché è la prima lama delle 22 degli arcani maggiori, quindi è quella che dà l'impulso per il viaggio che poi terminerà e ricomincerà poi con il mondo, quindi è un'energia un po' fuori controllo, insomma, ma è tanta, quindi vi vede come una persona sicuramente imprevedibile, appunto perché il matto non sa dove deve andare, ma carica e divertente, anche imprevedibile ma divertente. Questo come prima conoscenza, insomma. Adesso vediamo per tutto il resto come vi vede. Allora, aiuto, promette bene. Vediamo il taglio. Allora, il bivio e il bambino, veramente sono molto coerenti questo abbinamento, perché sono strade che si possono scegliere, ma che possono nascere, quindi l'opinione di questa persona su di voi è veramente di qualcuno di imprevedibile, di qualcuno che fino a un momento è in un modo e dopo 5 minuti può essere in un altro. Quindi adesso vediamo, mettendo giù
tutte le carte, vediamo di capire per i diversi aspetti, perché potreste aver avuto in mente qualcuno per amore o qualcuno per amicizia, o magari un figlio, un genitore, un amico, uno zio, un datore di lavoro. Io anche vengo smentita subito. Comunque anche il cuore può essere declinato in vari settori, anche se qui per la verità vedo che allora cercherò di adattarla al più possibile ai diversi settori senza stiracchiarla troppo, perché lo trovo, come sapete, dal mio punto di vista poco serio. Quando una cosa esce in modo abbastanza chiaro bisogna rispettarle le carte, perché vogliono darci un messaggio. Cioè, nonostante, siccome appunto le norme hanno questa capacità di adattarsi almeno entro certi limiti, cercherò di vedere il più possibile come si può stiracchiare. Partiamo dal significato più evidente, quello nel campo affettivo. Se si tratta di una persona alla quale state pensando, si tratta di qualcuno che forse ha capito che c'è dell'interesse da parte vostra, o comunque voi avete capito la stessa cosa, vi state un po' studiando da lontano. Certamente in questo momento non può farsi avanti, ma vi vede proprio come un miraggio. Quindi direi che per quanto riguarda il campo affettivo si tratta di qualcuno che vi vede in un modo proprio come la stella dei suoi occhi, c'è il sole al centro, quindi il sole, la luna. Ecco, qui c'è un taglio nel passato, un taglio brusco di qualcosa che stava nascendo, c'è una speranza di quagliare in modo stabile nel futuro e c'è in questo momento l'ostacolo alla comunicazione, al porsi in modo più attivo all'interno di questo rapporto. Quindi come mi vede questa persona, se stiamo pensando a qualcuno che ci interessa sentimentalmente, io direi che vi vede come una persona decisiva nella sua vita, comunque che può portare tanto nella sua persona e nel suo modo di essere. Vi vede però anche, confermo, come una persona abbastanza carica di energia, come quella che può portare delle sorprese. Io per sorprese non intendo il mazzo di fiori o il pacchetto che vedete qui, o il pacchetto di cioccolatini. Le sorprese sono nella routine in questo caso, perché stiamo facendo una stesa che si può declinare un pochino nella sua generalità, non abbiamo chiesto per un avvenimento specifico, no? Quindi è sicuramente qualcuno che può rallegrare la sua vita, e anche qualcuno che, pur rimanendo nel campo sentimentale, vi vede anche come una figura amica. Cioè sono quei rapporti rarissimi in cui l'amore è tanto e riesce a sbordare anche in un'amicizia sincera, che di solito è molto difficile. Si può essere molto amici della persona della quale si è innamorati, ma ogni tanto alcune dinamiche possono sopraffare l'amicizia, no? Proprio perché insomma sono due cose diverse, affini ma diverse. Qui invece è uno di quei rari casi in cui siete visti come l'ideale di coppia, l'ideale di partner, ma anche come una solida amicizia, un porto sicuro al quale appoggiare la persona sempre fedele a se stesso. Questo è molto, sarebbe molto strano se lo vogliamo vogliamo abbinare al matto, perché il matto è una persona imprevedibile. Allora, questa carta non smentisce il matto, perché la vostra imprevedibilità invece è confermata qui in questa prima riga, che è proprio quello che domina il pensiero della persona alla quale state pensando. Cioè voi apportate freschezza, apportate questa energia, ma l'imprevedibilità aiuta, anch'io che mi metto con queste parole, del quotidiano. Quindi è questo quello che apprezza, vi vede come qualcuno che nel quotidiano può dare questa allegria, questa imprevedibilità, adesso l'ho detta tutta affinata, questa rottura della routine, ma nel fondo vi vede come una persona estremamente affidabile. Difatti la carta che domina, infatti vi dicevo è un po' difficile applicare questa stesa ad altri settori, ma ci riusciremo, la carta che domina il cuore, e il risultato è il cane che è, come potete ben immaginare, una carta che si rifà ai valori dell'amicizia. In ogni caso la carta centrale, quella appunto dalla quale stiamo partendo, è il sole vuol dire che gli state o le state rischiando la vita, anche se non c'è ancora nulla, perché secondo me qua proprio
se c'è stato un approccio, c'è stato qualcosa, poi è finita lì, non c'è stato modo di approfondire. Io questa la vedo appunto una stesa dedicata a queste situazioni. Quindi se avete in mente una persona con la quale c'è stato un contatto, magari vi siete conosciuti, vi siete ripromessi di vedervi e poi dopo c'è stato questo inevitabile cambiamento di situazioni un po' per tutti, anzi senza un po' per tutti, sappiate che in questa persona avete lasciato un segno che probabilmente adesso forse, ecco, per queste storie acerbe fa fatica anche magari a contattarvi, però un modo potrebbe trovarlo a breve e vi vede come una persona che può cambiargli la vita o cambiarle la vita, quindi direi che è una stesa altamente positiva. Come vedere se avete invece pensato a un'amicizia? Stessa cosa, con mettendo l'accento a questo punto su questa che non è uscita a caso, siete per questa persona l'amico, quello a cui si ricorre quando si è giù. Quindi siete la persona, con tutto quello che ho detto prima per i rapporti sentimentali, la persona che può dare quel fattore un po' di follia, qui in questo caso usato molto a proposito, di follia positiva, che può rischiarare alcuni momenti bui, perché se la persona a cui state pensando magari è incline un pochino a buttarsi giù, voi siete quello o quella che può, magari anche con uno scherzo, con un repentino cambio d'argomento, o con, che ne so, anche una battuta, tirare su morale. Però siete sicuramente, la parola chiave in questo caso è proprio sorpresa e stabilità, cioè siete in grado di distogliere l'altra persona da pensieri più bui che possono sopraggiungere, e però allo stesso tempo dare questa sensazione di stabilità, di affidabilità, di esserci sempre. Questo per le amicizie. Vedo molto difficile, onestamente, applicare questa cosa al lavoro. Mi fermerei magari alla famiglia, dove non aggiungerei nient'altro rispetto a quello che ho detto all'amicizia. Appunto, siete questo elemento un po' di leggerezza, di allegria, ma dove per leggerezza non intendo superficialità, perché anzi rappresentate un punto fermo. Per il lavoro faccio fatica, ve lo ripeto, perché qui non sono carte di lavoro, quindi se avete pensato a come vi vede il vostro collega, o è un collega col quale siete amici o sperate di essere amici, allora tenete buono quanto detto per l'amicizia. Se invece si tratta di un capo dal quale vi aspettate un riconoscimento, vi vede così. Ecco, vi vede così, però sappiate che sono proprio carte che io vedrei nello specifico per altri campi un pochino più sentimentali, insomma, ma in ogni caso potete cercare di adattarlo. In ogni caso io credo che questa sia una stesa per chi ha pensato in primo luogo all'amore e eventualmente a un'amicizia o un legame familiare. Che cosa posso aggiungere? Niente, perché quando è stato detto tutto direi che in questo caso ho detto quello che mi sembrava opportuno dire rispetto alla stesa. Cercate di esserci ancora sempre per questa persona, perché è una persona che fa conto su di voi. Una cosa aggiungo, siete colui che o colei che può rimuovere gli ostacoli quando questa persona magari vede un po' tutto nero, voi siete in grado di fargli vedere le cose da un altro punto di vista. Questo è quello che colpisce l'altro di voi e quindi è forse il vostro punto forte, insieme a questa buona dose di follia, dove non sto cercando proprio di ridurre il matto a semplicemente la parola che lo rappresenta. Tenete bene presente quello che ho detto in apertura sui giochi di energia che sono associati a questa carta. Quindi Candelina Arancione, ti faccio i miei complimenti, perché sei veramente una figura di riferimento per la persona che hai in mente, anche se fosse un legame ancora sul nascere. Sappi che, ecco, i tuoi punti di forza, se vuoi che una cosa possa andare avanti, sono questi, e quindi me ne rallegrerei. Dunque io spero che il video ti sia piaciuto, ti invito a mettere il like e a iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanellina per le notifiche. Con questo io ti auguro buon proseguimento e spero che ci vedremo domani. Alla prossima, ciao! Allora, adesso vediamo come vi vede. Per tutti quelli che hanno scelto la candelina gialla, adesso la mettiamo qui e facciamo una stesa, appunto, per vedere come siamo visti, come siamo considerati, qual è l'immagine che abbiamo verso la persona che abbiamo in mente, che spero appunto che abbiate già scelto. Quindi vi dovevate concentrare
prima, adesso tocca a me. Quindi scelgo nuovamente l'arcano maggiore. Questo. Sono sempre le scelte facili. Oh, l'imperatrice. Beh, una gran bella lama. Allora, l'imperatrice, carta di fioriture di primavera, di femminilità, se siete uomini comunque, lato femminile proprio, la nascita di qualche cosa, segue la papessa che era l'incubazione, adesso qui abbiamo proprio a volte anche la gravidanza intesa in senso lato, quindi l'energia creatrice, una grande forza. Una grande anche fantasia, ma pratica proprio. L'imperatrice è un'energia molto forte che ci trasmette anche una certa dose di, oltre che di creatività, di fantasia, anche di inventiva, se vogliamo. Quindi adesso vediamo a chi avete pensato, ma sicuramente rappresentate un punto, stavo dicendo, è saltata fuori la chiave, un punto di riferimento, chiave per questa persona. Vi vede come qualcuno di molto forte, di molto deciso e anche decisivo, cioè qualcuno che può prendere in mano la situazione, che ha sempre un po' la soluzione per tutto. Le sto mischiando in tutti i modi perché vorrei veramente che uscissero nel modo migliore possibile. Quindi adesso posso darmi una calmata, vediamo il taglio. Le nuvole, e infatti siete la persona che spazza via le nuvole, siete proprio la persona alla quale ricorrere quando si vuole risolvere qualche cosa. Qui ci vedo, insomma, è una carta anche della maternità. Vediamo, oh. È qualcuno, rappresentate qualcuno di cui non può fare a meno. Qui stiamo parlando però di qualcuno che in questo momento non può stare con voi, qualcuno che non vi ha più lì a risolvere i guai, ecco perché è ancora maggiormente messo in rilievo questo aspetto risolutivo che voi potete dare, cioè vorrebbe veramente questa persona poter ricorrere a voi in questo momento da un po', perché in passato siete stata la soluzione di tutti i suoi problemi. Adesso detta così sembra che vi abbia usato tipo telefono quello per l'aiuto nelle situazioni difficili. In realtà avete rappresentato tutto per questa persona, ma tutto, siete stati decisivo o decisivi in tutti gli aspetti della vita di questa persona, e adesso non poter venire da voi, insomma il venire da voi rappresenterebbe una soluzione a come sta. E in questo momento se la sta passando male, quindi come vi vede? Vi vede come ancora più che un miraggio qui, come veramente qualcuno di irraggiungibile in questo momento per il quale sta soffrendo molto. Dunque, potrebbe sembrare un discorso declinabile sia in senso figurato sia no. Quindi adesso vi terrò una mini conferenza su come, perché io interpreto questa stesa in un determinato modo, che poi è il modo in cui farò i tutorial che sono già pronti, adesso poi piano piano arriveranno su. Cioè non vi spiego una carta alla volta, vi faccio vedere, ogni volta facciamo delle stese. Qui fate da cavie, almeno per questo. Allora la nave, che è la carta dello spostamento, del movimento, del trasloco, dell'andare, dei mezzi di trasporto. Perché ci sono altre carte che implicano movimento, ma questo è proprio movimento nel senso proprio pesante del termine. E in questo momento questa persona è privata di questa possibilità che gli darebbe benessere. Ci siamo? In passato c'è stata, siete stati la chiave di tutto il suo mondo. Adesso c'è stato questo taglio anche un po' improvviso, e la sua situazione, ahimè, in questo caso sì, da vara, non nel senso che peggiore del termine, però è il suo stato d'animo, in questo è tutto finito, quello che gli dava o che le dava questa vitalità prima.
Non sto dicendo semplicemente che è finita una storia d'amore. Qui siamo davanti proprio a una separazione fisica. Può essere... Allora, sicuramente riguarda il lato sentimentale per la maggior parte di voi, però può essere anche tranquillamente un rapporto d'amicizia o familiare. L'amore lasciamo, sì, il lavoro lasciamolo perdere perché qui proprio non ci siamo. Ma è proprio qualcuno che ha perso una figura di riferimento, di chiave, che in questo momento vede tutto fermo, tutto finito. Cioè la chiave è la carta proprio, diciamo, quando si parla di una relazione, la carta di soluzione, no? Quindi voi eravate, vi vedeva come, vi vede ancora come la soluzione, come per il suo benessere, quindi come vi vede così. Adesso però in questo momento, non potendo avere rapporti proprio di vedersi, anche soltanto per carità di stringersi una mano, chissà quando ricominceremo a sentircela, di fare una cosa del genere, in questo momento vi vede con rimpianto, però questo rimpianto non è un rimpianto solo negativo, è anche un rimpianto che fa scaturire in questa persona il ricordo di tutto quello che siete stati capaci di essere per lui o per lei. Quindi vi vede assolutamente così, quindi come l'origine di tutta la sua felicità, del suo benessere, del suo proprio stare bene, come una persona, come la carta in apertura, aiuto, nell'angolo con la chiave, quindi vi vede così. Poi qui, sapete, le stese non è che si possono gestire a priori, no? Qui evidentemente hanno voluto dirmi le carte che in questo momento vi vede così, soprattutto da una prospettiva non allegra determinata da questa situazione. Però la domanda, come vi vede come qualcuno di decisivo. Adesso andiamo a vedere la parte di sopra, qualcuno di decisivo da quale andare, però questa cosa è stata troncata. Quindi vorrebbe venire da voi, ecco come vi vede, vorrebbe venire da voi. Ha bisogno, qui siamo non soltanto un bisogno psicologico, ma proprio un bisogno fisico. Non è soltanto per amanti, è anche per parenti, anche per amici. Siamo davanti a una persona molto affettuosa, avrebbe voglia di abbracciarvi, magari di stringervi, appunto, di accarezzarvi. Non stiamo ad andare oltre, perché appunto possiamo fermarci anche alla semplice amicizia. Naturalmente poi, se invece voi state pensando a qualcun altro, andateci oltre, perché le carte vi danno ragione. Quindi come vi vede? Vi vede come una persona della quale c'è proprio bisogno della presenza, ecco. Quindi in questo momento questa presenza non c'è, mi sembra abbastanza chiaro. In questo momento questa presenza decisiva è stata tolta di torno, per cui adesso vi sta anche idealizzando. Tengo a precisare questo, vi sta idealizzando, ma non sta esagerando. Non è che poi quando vi vedrete dirà: ma che cosa sono andato a pensare, tutto qui. No, vi sta idealizzando nel senso che sta proprio raccogliendo le memorie di quello che è stato, sta cercando di ricordare com'era quando vi vedevate, quando uscivate, quando facevate, che ne so, scherzi insieme, quando parlavate dal vero, proprio dal vivo. Non so se qua non mi esce niente in proposito, se magari vi state vedendo lo stesso tramite questi mezzi potentissimi. Io non vedo tanto, se però sta succedendo questo non appaga minimamente, quindi vi vede come qualcuno da cui tornare, ecco, per stare bene. Come vi vede questa persona? Qualcuno da cui tornare per stare bene, perché ha bisogno della vostra presenza. Aggiungerei quasi anche solo di sapervi anche nell'altra stanza, ma ha bisogno della vostra presenza. Quello che in questo momento fa star male questa persona è la vostra assenza fisica, e quindi sta cercando di ricordare, a volte secondo me quasi sogna di avervi accanto proprio, o di vivere sotto lo stesso tetto. Quindi è una persona che si sta facendo un po' di film per sopravvivere. Vi vede come qualcuno di decisivo, che può veramente dare linfa alla sua vita. Qui non sto a farvi tutte le varie casistiche, perché mi sembra già chiaro dall'inizio se è qualcuno di cui siete innamorati o, ripeto,
anche se siete single, magari qua è qualcuno che almeno dell'amicizia prima c'era, ecco, qui non vedo proprio una situazione con qualcuno che avete visto due volte girando l'angolo, assolutamente no, o che vi piace perché l'avete visto un paio di volte. Qui siamo davanti a un legame già forte prima, non necessariamente un legame già consolidato, magari due amici che potrebbero poi diventare qualcos'altro, quindi se questa categoria ce l'abbiamo. Abbiamo i legami familiari, qui purtroppo vedo proprio anche relazioni genitori-figli, perché ci sono, perché l'albero appunto è la carta della famiglia per esteso, quindi potrebbe essere, ahimè, anche questo. E sì, la consolazione è che siete decisivi per questa persona. Consolazione un po' magra, visti i tempi che ci aspettano, però siccome tutto finirà e finirà bene, per adesso almeno sapere che il legame con l'altra persona è forte, quindi questa persona alla quale avete pensato vi ritiene decisivo per il proprio benessere. Quindi candelina gialla, una roccia devi essere, perché io non credo che tu te la stia passando meglio da quello che vedo, quindi tieni duro, vedrai che prima o poi vi ricongiungerete se è così, e tieni duro anche tu per tutto il resto. Quindi adesso io spero che il video ti sia piaciuto, che tu ti sia riconosciuto, se è così metti il like, altrimenti magari ascolta le altre due stese, e se non ti sei ancora iscritto ti iscrivi al canale e attivi la campanellina, mi fa sempre molto piacere. Per il resto direi che ci vediamo domani, alla prossima. Candelina azzurra, adesso andiamo a vedere anche per te come ti vede la persona alla quale hai pensato. Ci sono tantissimi scenari possibili, vediamo che cosa andiamo a selezionare. Fischiatina, ok, vediamo se questo. Io ho questa come ti vede l'altra persona, domanda risposta. Come dico sempre, questa carta ultimamente esce sempre, si vede che purtroppo ci sono molti cuori infranti in giro per il nostro paese, ahimè, anche per questo. Come dico sempre però, come ho già detto anche nei video precedenti, in passato, non è come ti vede come l'amore della sua vita, non riduciamo così le lame degli arcani maggiori, perché sarebbe veramente un'offesa. Sapete che i tarocchi hanno delle varietà interpretative veramente allucinanti, e sono tantissime le cose che possono dare anche soltanto una lama, quindi io per adesso terrei per buono che un altro aspetto, certo l'aspetto dell'amore naturalmente, poi vedremo cosa ci dà le norme, però appunto come ho già detto, mi pare, non so se nel video di ieri o l'altro ieri, teniamo che c'è anche il dubbio, no? come significato di questa lama, c'è anche la scelta in dover scegliere, lo stare un po' in sospeso, dover effettuare appunto, dover prendere una decisione, per lo più di, insomma, di carattere sentimentale, ma non solo, quindi così a occhio direi che si tratta di una stesa per chi ha pensato a qualcuno che ha nel cuore in modo un po' particolare, ma siccome appunto dicevo si tratta di un arcano maggiore, quindi per, con tutto il rispetto, non andiamo a banalizzare con un significato soltanto, quindi per quello esistono le Lenormand, andiamo a vedere di chi stiamo parlando, e soprattutto noi vogliamo sapere come vi vede. Per adesso, se stessimo qua, io direi vi vede come qualcuno che deve essere oggetto di una decisione, quindi potrebbe essere un legame, potrebbe, potrebbe essere un legame, è un legame un po' ostacolato, un po' clandestino, ostacolato, per me il termine giusto è ostacolato, però per estensione clandestino, quindi qua mi soffermo un po' di più sul taglio, perché mi faccio capire appunto, cerco di spiegarmi, voi capite sicuramente, sono io che ogni tanto ho qualche neurone che va per i fatti suoi. Questa è una carta di scelta, di dubbio, di cambio, decisione da prendere, e qui abbiamo un legame che in questo momento è leggermente nascosto, non so come dirvi, e ostacolato. Quindi adesso ricomponiamo il mazzo e andiamo a vedere che cosa ci dicono. Qui la vedo durissima, potervi dire che si applica
all'amicizia, al lavoro, alla famiglia. Qua guardate, candelina azzurra, è incredibile veramente, quando faccio tre varianti una almeno è super caratterizzata. Eccola, vedi, infatti. Ah, oh, siete usciti. Dunque, miei cari, allora, qui si tratta proprio di qualcuno che adesso è in isolamento, che vorrebbe portare avanti qualche cosa che già c'è, che era in segreto, adesso vi spiego perché, che in futuro, state tranquilli, che tornerà. Come vi vede questa persona? È Romeo e Giulietta proprio, vi vede come qualcuno di irraggiungibile. Forse fa fatica anche a mandarmi messaggi, perché allora al centro c'è la torre bellissima, non sono questi 2000 significati che dà l'Enormand, però ahimè, io quello che vedo come principale comunque nelle stese è l'isolamento. Gli altri significati possono essere magari qualcosa di ufficiale, gli edifici ufficiali, tipo non so, comune, la scuola, benissimo, però qui stiamo dicendo come vi vede l'altra persona, vi vede come qualcuno dalla quale è isolato e non ce n'è. La carta che contraddistingue la stesa è il cane, carta d'amicizia, sì, ma è anche carta di terza persona. E non a caso qua uscite voi. Quindi la diagonale, ahimè, questa persona che è l'altro, perché se qui siete voi la persona, diciamo, ufficiale o vostra, l'altra persona doveva uscire con la carta numero 28 e non c'è, e questo di solito per convenzione appunto è l'altro elemento di questo bellissimo Tris, che in questo momento è in fase di isolamento e di separazione. Vorrebbe scegliere voi siete la scelta fortunata, ma adesso è fermo, quindi non può scegliere nessuno. In passato certo c'è stato qualcosa di tenuto segreto, perché in questo caso il libro, mi spiace, ma dei tanti significati direi che è proprio il segreto, un segreto che però avete vissuto più o meno serenamente. Adesso non lo so, poi i casi sono tanti, io non mi voglio esporre troppo perché magari qualcuno di voi l'ha vissuto meno serenamente, però indipendentemente dalla serenità, che per me vuol dire è un legame magari occulto, però ce l'abbiamo fatta a barcamenarci, per me serenamente vuol dire che vi ha fatto stare bene, ecco, vi ha portato una ventata di allegria, cosa che non sempre succede in questi casi, perché anzi purtroppo le cose si complicano e allora andiamo poi a stare male. In questo momento, come vi vede questa persona? Vi vede come qualcuno che vorrebbe avere accanto, vi vede come la persona ideale, vi vede come l'oggetto di questa famosa scelta che però va necessariamente rimandata. Che tormenta questa persona adesso è che secondo me non avete molta possibilità di scambiarvi neanche tanti messaggi, sicuramente fate fatica a vedervi anche in video chat, perché qui proprio c'è siete la principessa nella torre o il principe nella torre, adesso sapete, non vi sto a ripetere che siete la carta 29 anche se avete barbe e baffi. E quindi in questo momento le comunicazioni, signore e signori, sono interrotte anche per motivi di sicurezza, non soltanto il coronavirus che è il motivo principale, ma sicurezza anche vostra, perché uno dei due, quello che è già in coppia, potrebbe avere proprio delle difficoltà, insomma, adesso organizzare una video chat con l'altra persona magari in presenza del vostro partner, per carità, può essere una sfida fantastica, però comporta qualche rischio, anche perché se poi litigate dove vi mette? Sono storie tristi del io resto a casa, insomma, ne sento tante, d'altra parte è così. Quindi questa persona mi vede come qualcuno a cui andare quando tutto questo sarà finito, qualcuno come l'oggetto della scelta, diciamo, per chi era indeciso, per chi era davanti a un partner magari che lasciava un po' a desiderare come decisione tra voi e un'altra persona, diciamo che questa situazione lo sta facendo propendere verso di voi, ma molto. Che cosa comporta questo? Primo, cioè che cosa comporta, cosa è determinato questo? Primo, dai sentimenti, quindi vi vede sicuramente riflettendo, vedendovi meno, dovendo rimuginare sul vostro vissuto, si accorge di tutto quello che rappresentate e capisce che la sua vita futura deve essere con voi. Ma oltretutto c'è quest'altro elemento, che è questa convivenza forzata con il partner attuale, che insomma, spero che di non urtare la sensibilità di nessuno, ma
gioca a vostro favore, nel senso che già era una coppia, magari l'altra, non voi, non proprio perfetta, d'altra parte se lo fosse stato difficilmente ci sarebbe questa visione da parte di questa persona nei vostri confronti. Questa convivenza forzata fa sì che i sogni della persona che avete in mente si indirizzino maggiormente verso di voi, perché come anche come motivo, come elemento liberatorio. Quindi per essere un pochino più specifici, se è possibile, direi che questa è una stesa già di per sé specifica, che è riferita a qualcuno che deve effettuare una scelta, come abbiamo visto qui, è una scelta comunque di tipo sentimentale, per cui stiamo confermando sia il lato, diciamo, d'apparenza dell'arcano che ci è uscito, sia il lato un pochino più profondo. Si tratta sì di qualcuno che mi vede come innamorato, però è qualcuno che deve scegliere, sceglie, ha già in mente di scegliere voi. La bella notizia è questa, non è male, dai. Però in questo momento io vedo proprio una situazione bloccata, ma bloccata tanto, cioè non avete molta comunicazione, quindi questa comunicazione interrotta che vi pesa molto anche all'altra persona. Troverete un modo per scambiarvi, insomma, qualcosa, dei segni, non so bene come, magari comunque i messaggi ci stanno, dai, adesso non esageriamo, ma poi dopo purtroppo questo periodo comunque non sarà certo molto social per voi come coppia. Sappiate che però le intenzioni, come mi vede questa persona, come qualcuno con cui costruirsi qualcosa, decisione presa, insomma, se aveva esitato, dubitato, la decisione è stata presa o è in via di definizione. Sul come, quando e perché rimandiamo tutto purtroppo a quando tutto ciò sarà finito, speriamo presto, e nel frattempo questa persona si consola vedendovi, immaginandovi e magari ogni tanto anche scrivendovi, però si consola così, proiettato verso il futuro, quindi vi vede come qualcuno di decisivo nella sua vita, sì, anche adesso che siete lontani. Se serviva a qualche cosa, magari sarebbe stato meglio un metodo un pochino meno drastico, però in questo momento questa brutta situazione è servita a far chiarezza nella mente di colui o colei che avete scelto per questa stesa. Quindi candelina azzurra, che dirti, prendi il buono, direi, in questo senso, porta pazienza, perché non vedo queste comunicazioni così brillanti in questo periodo, soprattutto niente video secondo me, o ben poco, però sappi, stai sereno, perché ti aspetta un bel periodo dopo, ti aspetta finalmente questa scelta che non c'è stata prima. Quindi io ti posso dire, se ti è piaciuto metti like, e se non hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva le notifiche. Per tutto il resto spero che ci vedremo domani, alla prossima. Bene, eccoci qua per i saluti finali. Io vi saluto appunto tutti, vi faccio un grande in bocca al lupo, vi invito naturalmente a stare a casa e a farci compagnia ancora con i video, per un video al giorno, e ancora domani qua su Cartomantica. Ciao a tutti.